Serena Grandi dice la sua sull'omofobia al GF VIP. Serena Grandi parla della sua esperienza al GF VIP. Nella puntata di lunedì scorso del Grande Fratello VIP, Serena Grandi si è scontrata al televoto contro Lorenzo Flaherty, perdendo con il 51% dei voti. Dopo la modella Carla Cruz, eliminata nella seconda puntata del reality, Serena Grandi ha dovuto abbandonare la casa. Intervistata da Blogo, il premio Nobel è soddisfatta del suo percorso, breve ma intenso, all'interno della trasmissione. La diva ha dichiarato di aver dato tutto quello che doveva dare e, in fondo, è felice di essere uscita perché non aveva nient'altro da dare al reality. Pacata, a tratti riservata, l'attrice definisce la sua esperienza felice. Sulla sua eliminazione un po' se l'aspettava, non ho santi in paradiso, ha affermato la diva, aggiungendo che Lorenzo Flaherty continuava a domandarle se fosse preoccupata per la nomination. La Grandi si dice sorpresa del conduttore televisivo Daniele Bossari, definendolo intelligente, e ha ammesso il suo amore per il paroliere Cristiano Malgioglio che conosce da tanti anni. Ricordiamo che con quest'ultimo Serena Grandi ha avuto una discussione verbale durante la prima settimana di permanenza a Tristopoli, poiché Malgioglio aveva invitato l'attrice a cambiare vagone letto a causa del suo continuo russare, una diatriba risolta in poco tempo con le scuse e un forte abbraccio affettuoso. GF VIP, omofobia? L'opinione di Serena Grandi. A pochi giorni dell'eliminazione di Serena Grandi, l'attrice ammette che la cosa che le è mancato di più è il mare. La sexy symbol del cinema italiano ha speso delle parole nei confronti del figlio con cui ha un rapporto equilibrato, un mix tra amore e odio, dove alla fine l'amore trionfa sempre. Serena Grandi non ha avuto ancora la possibilità di parlare bene del suo percorso con il figlio né ha avuto modo di informarsi su tutto quello che sta accadendo in queste ore. Intervistata da Blogo e informata sulle frasi omofobe dette da Marco Predolin e Giulia De Lellis, l'attrice prende le distanze, non ho percepito nulla di tutto questo, forse sono state frasi dette in alcuni momenti in cui non c'ero. L'attrice crede che non ci siano problemi di omofobia all'interno della casa. Ricordate quando la De Lellis svelò un retroscena sulla lite che ebbe con Serena Grandi a Domenica Live? L'attrice ammette che con la ragazza chiarì durante una pausa pubblicitaria quella stessa domenica. Per la Grandi è Giulia De Lellis la vincitrice del Grande Fratello VIP, elogiandola sulle sue capacità che riguardano l'estetica.